Questa è la prima che è arrivata a bassa risoluzione, che non è da buttare via anche questa qui, come inizio, no? Che è abituato a lavorare con poligoni o modellazioni poligonali con poligoni a bassa risoluzione. Il pezzo è tutto qui già. Comunque ho appena inviato un'altra volta il progetto, come avete visto, no? Per avere di ritorno la mesh ad alta risoluzione, diciamo la più alta che loro possono fare per il momento, e avremo il pezzo di ritorno fra un po', ok? Thank you.
questa è quella a bassa risoluzione che mi è appena arrivata. Adesso arriverà quella tagliata nell'aria e ad alta risoluzione. Per quella che vediamo qui, per quello che vediamo qui, no? Per questa a bassa risoluzione mi sa che l'alta sarà quasi perfetta. Okay? La mesh che Photofly produce non è adatta a essere lavorata in ZBrush, perché qui faccio un esempio, ho fatto già la polymesh e faccio divide, vedete, succede un casino. Allora questa mesh obbligatoriamente deve essere importata in un altro programma, che so io, Shapefusion del Davide o Arcam, Aspire, insomma un altro programma, è re-esportata perché abbia la possibilità di essere lavorata qui. Facciamo una prova. Adesso apriamo, salviamo questo progetto. Preparazione e importiamo quella mesh solo per vedere come si comporta dentro ZBrush, ma dobbiamo importarla qui prima per dopo andare in ZBrush, ok? Se no non si fa nulla. Photofly color 2, apriamola, ecco, questa è la mesh. Vediamo un po', non mi ricordo adesso se devo creare un modello con questa qui e dopo fare la mesh e allora esportarla, o se possiamo direttamente esportarla da qui. Non credo che esportando direttamente qui risolva il nostro problema. Questa è la bassa risoluzione, così non ci confondiamo. Salviamo, andiamo in ZBrush e importiamo questa appena salvata, solo che adesso è un'altra cartella. Sembra identica, uguale. Creiamo la polymesh comunque e proviamo il divide. No, allora si deve per forza fare una si deve per forza creare un rilievo. Vediamo se è arrivata già l'altra ad alta risoluzione. Proviamo. Allora qui diciamo di crearci un rilievo, ci ricrea così senza grandi storie, ok? Andiamo nella vista 3D per vedere cosa abbiamo sul zero, vabbè. Adesso da questo qui esportiamo la mesh e questa mesh allora può essere lavorata. Color 2, bassa, art. Chiudiamo con un piano, vabbè. Aggiungiamo al progetto, potevamo anche esportarla da qui, vabbè. Comunque, adesso questa mesh qui, questo assembly, no? Che è stato creato, noi lo esportiamo con
calor. 2. Bassa. 2. In Antica, così sappiamo che è la seconda. Salviamola, andiamo in ZBrush, facciamo un inizio di nuova sezione e importiamo quell'ultima che abbiamo. Ah sì, aspetta un attimo, ho sbagliato ad esportarla, perché poi non l'ho esportata. Adesso il computer è impegnato. Quella ad alta risoluzione non è arrivata ancora, comunque selezioniamo questa qui. Adesso con un po' di roba, ecco qua. Adesso esportiamo con lo stesso nome che abbiamo fatto, copiamolo così non ci sbagliamo, perché è sempre la stessa, soltanto che questa volta la esportiamo in OBJ, no? OBJ, come volete chiamarlo, salvo. Ci mette un po' perché l'OBJ è pesantuccio. Adesso sì, possiamo importarla. Questa qui. Allora, questa appena esportata da Arcam, DAO, Make Polymesh, questa possiamo fare il divide senza problemi. Let divide. Con altro se vogliamo, che okay, questa è una mesh troppo grande perché ha tutta un'area di che non abbiamo bisogno per lavorare, ma comunque si riesce a capire che la procedura per arrivarci deve per forza passare per un altro programma che ce lo sporta in un OBJ più, come possiamo chiamare, più consistente, no? Questo l'ho divisa e facciamo uno scale, perché sennò qua non riesco a girarlo. Ah, perché sono quel local. Ecco qua. Okay. E qua abbiamo il pezzo già ottimo, bello, pronto per lavorarci. Ovvio, con tanti problemi di qualità, no? Alla fine qua abbiamo 303 milioni di... è tutto sfaccettato, e quello non ci serve comunque. Allora aspettiamo quella ad alta risoluzione, andiamo a vedere se l'Autodesk, ecco qua, l'Autodesk ci ha inviato quella ad alta, che l'ho chiamata alta. Salviamo questa email perché dopo l'indirizzo lo teniamo nella stessa cartella. Clicchiamo per salvare il progetto, salviamolo nella stessa cartella, apriamo Photoshop Editor, carichiamo quest'ultima, che è la mesh di una parte di quella bassa risoluzione che è andata al server loro e ci ritorna con una buona definizione, diciamo quasi ottima. Allora, appena arrivata, avete visto, l'abbiamo scaricato dall'email, caricato il progetto in Photoshop Editor, e questa volta ho fatto una prova con solo 2 girate di fotografie, invece di fare 3 con 100 e passa fotografie, ho fatto solo 2 giri. Adesso, prima che ci dimentichiamo, noi esportiamo questa scena in formato OBJ. Okay.
e andiamo a vedere cosa ci ha fatto. Anzi, andiamo direttamente in atto, no? Andiamo nell'assembly. E importiamo quella ad alta risoluzione o buona risoluzione, perché alta proprio non è, ma è buona, insomma. E lì togliamo visibilità alle altre. Allora, che è successo? Ah, perché abbiamo il modello aperto, scusate. Il modello lo lasciamo aperto, togliamo solo visibilità al modello e togliamo il piano zero, perché abbiamo un modello aperto, no? Vi ricordate che lo abbiamo? Ecco qua, c'è una cosa bella, precisissima, eh? Questa è venuta bene, perché mi sa che sto prendendo la mano con solo due giri di fotografie a 5 gradi, 10 gradi, insomma, cioè mi sa che il risultato sia buono, anche se devo dire che il colore grigio di questo modello ha aiutato abbastanza. Allora, cosa facciamo? Abbiamo un modello aperto, creiamo un livello di rilievo con il computer, poverino, si sta sentendo la... Ecco qua. Facciamo crea rilievo. Togliamo visibilità all'assembly. Lasciamo attiva solo questa qui. Togliamo. Qua è il... c'è un po' di altezza qui, ma non fa nulla. Allora facciamo così, andiamo nell'assistente 2D, facciamo un'immagine di grigi perché qui non riesco a vedere nulla. Nella 2010 possiamo, abbassando questa barra qui, sfumare questa veduta, ma questa vista, ma nella 2008 no, 2008 vabbè, non possiamo, l'ho abbassata così solo per capire dove eravamo con il lavoro. Mettiamo qui, ecco qua, e creiamo un contorno così da diminuire il peso della... ok, e qui azzeriamo tutto il resto, così avremo un po' meno di pesantezza da asportare e lavorarci sopra. Questo qui, Shape Editor, si è attivato quel colore, clicchiamo un'altra volta nel vettore, diciamo zero il resto di questo livello qui, ci ha azzerato. Adesso chiudiamo, diciamo di farci una mesh, sempre col piano chiuso. Calò 2, questo alta, proveniente da ArtCam, chiuso con un piano, ecco qua, aggiungiamo al progetto, togliamo visibilità al progetto, al modello aperto. Assembly show, ecco qua, e questo è il modello appena arrivato ad alta risoluzione, che adesso lo esportiamo in ZBrush, come facciamo che lui tenga lo stesso nome, se non ci confondiamo. Questa è alta, esportiamo in OBG e salviamo.
Adesso andiamo in ZBrush, inizializziamo il programma, andiamo a prendere quel calò 2 alta proveniente da Arcana. E qui mi sa che abbiamo tutto quello che vogliamo, senza mancarci nulla proprio. Qua adesso con un pochettino di lavorazione facciamo Polymesh 3D, andiamo su Geometry, Divide, Divide e Divide, e qui abbiamo un miliardo di poligoni sufficienti per allora con i nostri pennelli, no? Fare le lavorazioni che vogliamo. Diciamo che 4 suddivisioni sono troppe, torniamo a 3, ecco qua, andiamo a pulirlo, a rifare le parti che ci sono, ma cioè il pezzo è tutto qui. Ho fatto 50 fotografie, ci ho messo 15 minuti. Ho inviato, mi è arrivato via email, se non ho tempo in quel momento, dopo lo apro quando avrò tempo, sì, non ci mette nemmeno tanto. E qui adesso dopo comincio con le preparazioni, no? A muoverlo nello spazio, a situarlo con il piano, no? Allora qui posso girarlo con move, rotate, scale, metterlo qui, tagliare parti, insomma là dopo faremo un altro video di approfondimento se avrò tempo di farlo, ma credo di sì, vai, pian pianino ci arriviamo a fare qualcosa, ok? E questo è quello che si può ottenere da questo programmino, questo sistema, di questo progetto PhotoFly dell'Autodesk, che parliamo qui nel topic, okay? Ciao ciao.